questo punto del mondo, io ringraziare desidero il divino labirinto delle cause e degli effetti per la diversità delle creature che compongono questo universo singolare. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il pane e per il sale, per il linguaggio che può simulare la sapienza. Io ringraziare desidero per il coraggio e la felicità degli altri, per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico, e per il mare che è il più vicino e il più dolce di tutti gli dèi. Io ringraziare desidero perché sono tornate le lucciole, e per noi, per quando siamo ardenti e leggeri, per quando siamo allegri e grati, per la bellezza delle parole, natura astratta di Dio, per la lettura, la scrittura, che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo, per la quiete della casa, per i bambini, che sono le nostre divinità domestiche, per l'anima, perché se scende dal suo gradino la terra muore, per il fatto di avere una sorella. Ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, limpidi, liberi, per l'antica arte del teatro, quando ancora raduna i vivi e li nutre. Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e alcune adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo, per quello stare bene fra gli altri che leggono, per il bene dell'amicizia, quando si dicono cose stupide e care, per tutti i baci d'amore, per l'amore che rende impavidi, per la contentezza, l'entusiasmo, l'ebbrezza. Ringraziare desidero perché su questa terra esiste la musica, il teatro e il ballo, per la mano destra e la mano sinistra e il loro intimo accordo, per i cani, per i gatti, esseri fraterni, carichi di mistero, per il silenzio, che forse è la lezione più grande, per il sole, nostro antenato. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per gli intimi doni che non enumero, per il sonno e la morte, questi due tesori occulti. E infine, ringraziare desidero per la gran potenza d'antico amore, per l'amore che muove il sole e le altre stelle, e muove tutto in noi.
a ridosso degli alberi vicini. Fondi in un campo tuo tutti i campi che vedo. Fai della montagna un solo blocco del tuo corpo. Cancella in essa tutte le differenze che vedo da lontano di giorno. Tutte le strade che salgono, tutti i vari alberi che la fanno verde scuro in lontananza. Tutte le case bianche che fumano tra gli alberi, e lascia solo una luce, un'altra luce e un'altra ancora. Nella distanza imprecisa e vagamente perturbatrice, nella distanza subitamente impossibile da percorrere. Ci sono notti che non accadono mai e tu le cerchi muovendo le labbra. Poi ti immagini seduto al posto degli dèi e non sai dire dove stia il sacrilegio, se nel ripudio dell'età adulta che nulla perdona o nella brama d'essere immortale per vivere infinite attese di notti che non accadono mai. Thank you.
la notte, le stelle, visto che io abiterò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E risi ancora. Ringraziarvi tantissimo per essere venuti e nella nostra semplicità abbiamo cercato di interpretare un po' i nostri sogni, tutto sommato, perché in questa notte c'era tutto quello che desideriamo essere, tutto quello che desideriamo fare, amare e anche divertirci con quest'ultimo brano jazz che hanno suonato i ragazzi. Voglio veramente ringraziare tanto Lorenzo Maio, Giuseppe Granatello, perché sono stati veramente bravi, hanno lavorato tanto e non ho parole per esserci stati così vicini e capire il nostro spettacolo. Anche Alda per aver letto delle bellissime poesie scelte da loro. E voglio di nuovo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato la possibilità, al di là del direttore Ferdinando Creta, anche la provincia, e insomma tutte le persone che ci hanno sostenuto, i nostri sponsor. E approfitto per dirvi, domani mattina alle 6 faremo la nostra breve ma profonda interpretazione dell'Alba, quindi spero che ci sarete, vi aspettiamo. Grazie a tutti. Sì, cercate di venire alle 6 così prendiamo proprio quelle belle luci dell'Alba, va bene? Grazie a tutti. È quasi l'alba. È l'ora fioca in cui si incide al freddo la tua città deserta. Appena un trotto remoto di cavallo, l'attacchino sposta dolce la scala lungo i muri in un fruscio di casta. La tua stanza, leggera come il sonno, sarà nuova e in un parato da campagna al sole roseo d'autunno si aprirà. La fredda banchina dei mercati odora d'erba. La porta verde della chiesa è il mare.
assaggiato con voluttà l'indaco nuovo nella finestra e le rughe della mente sono rimaste appiccicate allo specchio. La mattinale voce tua è risuonata come armonia di vita, instillando lucenti note di mare nell'animo. Contemplare un'alba. La poca luce fa svanire le ombre diafane, immense. L'aria sa di buono al mio palato. Abbagliante, tremenda, con che rapidità m'ucciderebbe un'alba se io non potessi ora e sempre irraggiare un'alba da me. Noi pure sorgiamo, abbaglianti e tremendi come il sole, e fondiamo la nostra aurora, o anima mia, nella calma frescura dell'alba. Thank you.
perché poi l'abbiamo fatto proprio per stare insieme a voi qui dentro, al di là di tutto. Danzare a quest'ora è veramente difficile, come credo anche suonare, però anche stare qui penso che sia stata un'esperienza unica. Io vi ringrazio per essere venuti, non ce l'aspettavamo che eravate tanti anche questa mattina. In realtà, l'ho raccontato, questo desiderio è nato quando io sono stata nel 91 a San Pietroburgo a fare un corso di danza, e quando ci spostavamo per le strade della città c'era l'Armata Rossa che suonava per le strade, e mo, nonostante, al di là del fatto politico, era una situazione bellissima. I palazzi di San Pietroburgo erano colori pastello e c'era questa orchestra che suonava in tutte le ore del giorno. E il mio desiderio era proprio quello di farlo anche qui a Benevento. Magari l'anno prossimo lo potremo ripetere con l'orchestra grande, con tanti danzatori, con Anna di nuovo. Lo sapevo. Perché visto che ci siete, vi piace stare con noi e noi piace stare con voi, magari sarà una bella occasione per rivivere un'emozione così bella. Voglio di nuovo ringraziarvi tutti quanti, voglio ringraziare Lorenza, Giuseppe e Alda, perché veramente sono